Ecco, consolare va fatto perché siete stati al vostro fianco senza se e senza ma, anche in epoca in cui non era facile farlo. Dopodiché passa il tempo e quindi possiamo giudicare con serenità quello che è stato. Ecco, io penso che onestamente quello che è stato è quello che noi ci siamo immaginati e che abbiamo pianificato, cioè quello che la gente ha visto nel semestre è stato frutto di un grande lavoro di pianificazione fatto anni prima. E quindi il primo punto è questo, è il fatto che sì, certo, abbiamo fatto una cosa buona, gli italiani quando ci si mettono sanno farlo, però il vero tema è stata la capacità di, il vero punto di svolta, la capacità di pianificare ogni cosa a tempo debito. E quando lo fai poi si realizza quello che immagini e si realizza soprattutto. Si è realizzato il nostro obiettivo fondamentale, che era quello di trovare una modalità per cui 6 mesi ci fosse una grande presenza di dibattito e di discussione sul tema dell'alimentazione e anche un grande momento di intrattenimento, di piacevole intrattenimento. Questo è stato. Poi, se si vanno a vedere i numeri danno ragione di quello che è successo, di quello che sto dicendo. Per esempio, abbiamo avuto 5.000 eventi durante il semestre, 28.000 giornalisti accreditati, 250 delegazioni a livello ministeriale, 62 capi di Stato, ecco, tutti hanno risposto. Ma questo anche perché alla fine l'Expo è un magnifico momento di democrazia vera, partecipata e di anche proprio equa partecipazione, cioè se da un lato ci sono stati paesi che hanno costruito i propri padiglioni e che hanno investito 1 miliardo circa di euro, dall'altro tutto ciò con il contributo del governo italiano ha permesso di finanziare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo. Questa è veramente la cosa magnifica dell'Expo. Noi abbiamo cercato di, per così dire, poi di rispettare la storia, le tradizioni, questo format, ma di modernizzarlo. Da qua, ad esempio, e in primis, sapete voi, sapete tutti, ormai avete apprezzato tutti quanto l'idea dei cluster e un modo diverso di accogliere i paesi in via di sviluppo e non solo in via di sviluppo, insomma, ha portato a questi paesi la possibilità di esprimere al meglio le proprie tradizioni, la propria competenza, ma anche alla gente poi di apprezzare il tutto. Per cui è stato veramente poi alla fine tutto ciò che ha portato al successo dell'Expo. E cioè io adesso se provo a riflettere appunto su questi 6 mesi, devo dire che faccio molta molta fatica e sarebbe anche uno sforzo inutile a trovare un elemento dominante, ma è stata proprio l'insieme della collaborazione di tutti, l'insieme della capacità di presidio di ogni singolo fattore che ha portato al successo, per cui questa cosa l'abbiamo fatta obiettivamente tutti insieme, quindi come dici tu, è chiaro che spesso lo so, è naturale, io sono stato un po' identificato un po' con l'Expo e questo va bene, onori ed oneri, ma oggi vorrei veramente allargare a tutti voi parte del consenso che abbiamo raggiunto, perché quello che abbiamo raggiunto attraverso l'impegno di tutto, ma insomma i paesi sono i protagonisti e il corpo consolare di Milano è stato un assoluto protagonista nel lungo percorso di Expo. Grazie.